Salve, ben ritrovati. Passiamo all'osservazione degli ultimi due articoli della Torre di Guardia per lo studio di agosto 2024. Cerchiamo di estrapolare i punti critici da articoli mascherati da un finto bonismo. L'articolo 34 descrive come gli anziani delle comunità dei Testimoni di Geova dovrebbero gestire i casi di gravi trasgressioni e come muoversi quando queste diventano pure di dominio pubblico. Ai paragrafi 2 e 3 si dice subito che gli aderenti devono denunciare le trasgressioni dei compagni di fede anche contro la volontà del trasgressore, essendo per forza intrusivi, invasivi, violando così la privacy e creando un clima orwelliano di sorveglianza continua. Tuttavia, nel suo insieme, questo articolo 34 vuole portare gli anziani ad un cambio di tendenza, essere più cauti nell'espellere membri trasgressori, contrariamente all'impostazione precedente di espulsioni più frequenti. Questo cambio ovviamente risponde al bisogno di non perdere aderenti che poi non tornano più e non a un reale nuovo intendimento. Stanno forse anche loro valutando di applicare il metodo cattolico dell'uso del confessionale ed il conseguente perdono immediato dei peccati attraverso la recita di un numero imprecisato di preghiere? A questo punto nulla deve più sorprenderci. Intanto l'uso compulsivo di termini come amore, misericordia, pentimento, salvezza sono tecniche linguistiche mirate a manipolare le emozioni e a creare una dipendenza psicologica negli aderenti. Descrivere l'intervento degli anziani come un atto di amore e preoccupazione per la reputazione della congregazione crea ulteriore pressione psicologica tremenda su chi ha trasgredito, costringendo al conformismo per evitare sensi di colpa e ostracismo. Gli esempi citati come quelli di Caino, Davide, Saulo di Tarso vengono, come al solito, decontestualizzati per supportare la linea dottrinale dell'organizzazione senza considerare differenze culturali storiche rilevanti. Le scritture vengono prese qua e là per giustificare la disciplina teocratica senza una seria e onesta analisi approfondita del racconto biblico. L'intervento degli anziani è la potenziale comunicazione pubblica della trasgressione gestita, violano palesemente la riservatezza e la dignità del presunto trasgressore, in contrasto con i diritti fondamentali di privacy e trattamento equo. Se non volete che questo accada, mi riferisco a chi ancora frequenta questo luogo, questi luoghi, ritirate e quindi negate il consenso al trattamento dei dati, dei vostri dati personali, a cui probabilmente, ingenuamente, avete acconsentito tempo addietro, anche se questo comporterebbe non aver più diritto a fare discorsetti di esercitazione nella scuola teocratica. Dopo la perdita dei sussidi statali in Norvegia, proprio a causa delle pratiche di ostracismo anche su minori, al paragrafo 18, andiamo avanti, troviamo il paragrafo 18, vediamo, lo trovo, 13, 16, 17 e 18. Al paragrafo 18, l'organizzazione espone procedure nuove per gestire le trasgressioni dei minorenni, allo scopo di riuscire a recuperare quei famosi soldini persi. Non saranno più espulsi i minorenni e non saranno sottoposti a comitati giudiziari. L'onere della disciplina sarà dei genitori. Gli anziani dovranno solo verificare che i genitori stiano facendo il loro dovere. In sintesi, l'articolo 34 evidenzia, dunque, un approccio differente che risponde a molteplici pressioni esterne,
governative e mediatiche che questa organizzazione sta ricevendo in diverse parti del mondo, grazie a noi cosiddetti apostati, che li abbiamo sputtanati a dovere, mettendo a nudo questa organizzazione con doppia faccia. Cercano in qualche modo, insomma, di mantenere il controllo sui membri, mascherato da una finta preoccupazione pastorale. La gestione delle trasgressioni attraverso manipolazione emotiva, invadenza e risposte strategiche a critiche legali e sociali rivela semplicemente motivazioni che hanno a che fare col bisogno di sopravvivere ai cambiamenti del tempo, più che da bisogni pastorali, sollevando serie questioni etiche e di rispetto dei diritti umani. Altro che spirito di Geova, fulgida luce, benedizioni divine e balle varie. Si cambia per sopravvivere, si cambia per non morire, come ha già fatto anche la Chiesa Cattolica Romana nel corso dei molti secoli, madre di ogni frode spirituale. Voi aderenti e servi geovisti non siete migliori di nessuno. State perseguendo lo stesso identico percorso evolutivo che altre organizzazioni religiose hanno percorso prima di voi. Leggetevi il libro di George Orwell, La fattoria. L'ultimo articolo di questa torre di guardia, lo studio 35, espone le procedure degli anziani dei testimoni di Geova per gestire i membri espulsi dalla congregazione, i rimossi, e mira a giustificare l'allontanamento dei trasgressori dalla congregazione, sottolineando la necessità di mantenere una presunta purezza spirituale e l'ordine interno. Si sottolinea ancora una volta che l'annuncio pubblico della trasgressione, secondo il loro piccolo cervello, non dovrebbe essere umiliante, ma che servirebbe a mantenere la purezza spirituale della comunità e soprattutto ad avviare un'eventuale procedura di ostracismo. Propone questo articolo che l'espulsione non sia una punizione, ma un tentativo di recuperare il trasgressore, obbligandolo a pentirsi per ritornare nella comunità. I paragrafi 10 e 11 di questo studio 35, i paragrafi 10 e 11, vediamo se ve li trovo, così. Comunque in descrizione troverete i link per accedere a queste fonti. Evidenziano, questi paragrafi evidenziano l'accanimento dei capi religiosi di questo culto fondamentalista nei confronti di coloro che da anni non frequentano più la comunità, che forse dopo l'espulsione hanno deciso di non rientrare o che si sono allontanati volontariamente in piena violazione del diritto di autodeterminazione. La pratica di cercare e visitare ex membri per convincerli a tornare viola il diritto di autodeterminazione, interferendo con la libertà di decidere autonomamente se continuare o meno a far parte dell'organizzazione. Quando vengono con tale obiettivo, respingeteli con fermezza, non consentite loro anche questo ulteriore abuso su di voi. È una forma sottile di coercizione che viola i diritti degli individui, costringendoli attraverso il condizionamento a rientrare in una comunità dalla quale hanno scelto di allontanarsi. Questa pressione costante non rispetta la libertà personale e l'autonomia decisionale degli ex membri. Si tocca il fondo di questo articolo al paragrafo 12, dove l'articolo equipara apostati e pedofili, trattando entrambi come trasgressori gravi che necessitano di un'attenta valutazione prima di essere riammessi. Questo confronto è profondamente offensivo, in quanto minimizza la gravità degli abusi su minori e criminalizza l'uscita dall'organizzazione.
Mettere sullo stesso piatto della bilancia un crimine come la pedofilia e la semplice dissociazione di chi dissente dalle volubili interpretazioni del corpo direttivo evidenzia una gestione interna autoritaria e oppressiva. Questo atteggiamento non solo banalizza crimini gravi come gli abusi su minori, ma rafforza anche una mentalità di controllo e coercizione, compromettendo i diritti individuali e la dignità delle persone coinvolte. Personalmente metterei al bando questo stupido culto religioso anche solo per questa presa di posizione. In ultimo, ma non per importanza, è il paragrafo 14. Anzi, considerata la confusione e gli entusiasmi, i falsi entusiasmi dei mesi scorsi, questo paragrafo vuole essere il più rilevante di questo articolo finale di studio. Un paragrafo che sembra cercare un falso senso di equilibrio tra rigore e flessibilità, ma palesemente ambiguo e manipolativo, come chi l'ha scritto del resto, lasciando i membri della congregazione in una posizione difficile e potenzialmente contraddittoria. Il paragrafo 14 afferma che sebbene non sia obbligatorio ignorare completamente una persona allontanata, i membri non dovrebbero intrattenere rapporti sociali con essa. Questa ambiguità crea confusione e incertezza su come comportarsi. L'affermazione che i cristiani debbano seguire la propria coscienza educata secondo la Bibbia è una manipolazione delle coscienze, imponendo di fatto un comportamento uniforme sotto il velo di una finta libertà individuale. Il paragrafo conclude: comunque non ci metteremmo a fare una lunga conversazione né intratterremmo rapporti sociali con lei. Qualcuno se la sente ancora di negare l'esistenza di una precisa disposizione e la pratica, come dal regolamento, della coercizione, l'esclusione sociale nei confronti dei fuoriusciti di questo culto americano? Il problema dell'esclusione sociale praticata da alcuni culti religiosi è grave e può avere un impatto devastante sulla vita delle persone. Le associazioni di ex aderenti, aderenti di questi culti abusanti, possono sicuramente giocare un ruolo cruciale nel sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su queste pratiche abusive. Portare il problema in tribunale potrebbe essere, anzi secondo me è, una strategia efficace per ottenere il riconoscimento legale delle violazioni dei diritti umani e denunciare le istituzioni, denunciare i governi che hanno autorizzato e dato supporto a questi culti. Tuttavia, tale azione richiede una competenza legale accurata che non è da tutti. È un impegno costante nel documentare e denunciare gli abusi. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio a voi le considerazioni finali.